Questo video arriva direttamente dalla live perché stiamo per fare la reaction al nuovo gioco di Ubisoft. X Defiant, non lo so ancora come si pronuncia perché ancora non ho visto nulla, ho visto soltanto qualche immagine. Vi dico quello che sapevo io prima. Sapevo che da tempo fosse in produzione un gioco che, diciamo, andasse ad unire vari personaggi dell'universo Tom Clancy, che è lo stesso universo da cui poi arriva The Division, Rainbow Six, Splinter Cell, mi sa, e robe del genere. Sapevo fosse in produzione un FPS in cui più personaggi di vari videogiochi andassero a scontrarsi in determinate mappe o situazioni. Al secolo questo FPS si chiamava Battle Cat, o era forse questo il nome in codice, oppure non so se hanno deciso di cambiare le cose. Ora sembra abbiano annunciato ieri questo gioco, così, all'improvviso, con un trailer un po' particolare che ci andiamo a guardare. E poi a un certo punto hanno detto nell'annuncio: domani ve lo facciamo pure vedere. Vabbè, comunque era questo. Io ho cercato di fermarlo frame per frame l'altro giorno, non c'era nulla di particolare. Poi ho visto questi disegni tutti stile Watch Dogs, quindi non riuscivo a capire. A un certo punto compare quella che sembra essere la regina Elisabetta con un mano un husky, la scritta Tom Clancy fatta strana. Ovviamente anche in descrizione a questo video avrete il link per registrarvi alla beta. Il gioco sembra essere presente su console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e su PC. Su questo gioco X Defiant hanno fatto il sito. È un frenetico arena shooter da giocare gratuitamente, quindi dovrebbe essere nello stile di Valorant, che combina intense sparatorie con equipaggiamenti personalizzati e fazioni specializzate di squadre di pistoleri chiamati ribelli in lotta per il dominio. Io vedo Splinter Cell. Riferimenti a Rainbow Six? Qui suppongo ci sia del Ghost Recon e del The Division, forse qua e qua. Io sono dell'idea che tra le mani Ubisoft abbia uno dei migliori FPS sul mercato, che è Rainbow Six. Ciò non vuol dire che non devi più sviluppare FPS, ma che fin quando vuoi tirare fuori un Battle Royale e metti Hyperscape, ancora ti vuoi lanciare nel mercato dei Battle Royale, non è andata bene, è sotto gli occhi di tutti. Però poi vuoi fare un Battle Arena, che è più piccolo come mappe, che quindi è un po' simile a Rainbow Six, un po'. Però qualcosina lo vai a togliere secondo me a Rainbow Six, ma ti conviene. Boh, hai tra le mani un ottimo prodotto. Poi so che non lo fanno a Montreal, Ubisoft San Francisco mi sa. Quindi non lo fanno a Montreal, non tolgono nulla a Montreal. Però io se avessi soldi investirei sul sistemare Rainbow Six in questo momento. Panoramica, stile di gioco personalizzato. Personalizza il tuo ribelle in funzione del tuo stile di gioco. Scegli fazione, tratti, abilità e ultra. Quindi è semi-tecnologico. Puoi scegliere il tuo equipaggiamento. Poi modificalo sul momento per adattarti a un capo di battaglia in continua evoluzione. 6v6 competitive e modalità di gioco lineari come dominio e scorta. Le fazioni di ribelli: Reietti The Division, Lupi, Ghost, Purificatori The Division e Echelon, Splinter Cell. Il nostro schieramento di ribelli continuerà ad arricchirsi di personaggi e abilità dall'universo di Clancy e oltre. Quindi possiamo aspettarci che arrivi qualcuno anche da Rainbow Six. È un frenetico sparatutto in prima persona che puoi giocare gratuitamente, quindi è gratis. Allora, da sto punto di vista io sono super pro ai giochi free, game as a service cosiddetti, cioè quelli che sono gratis, però poi li aggiorni, ci metti gli aggiornamenti, devo comprare il battle pass, devo comprare le skin. Secondo me sono il futuro del gaming, il senso che ha preso ora il gaming, la direzione, tutti i giochi competitivi, tutti quanti online, i single player non vanno più come un tempo, come quando io ero giovine. Il nostro primo test chiuso avrà inizio il 5 agosto, per i giocatori su PC negli Stati Uniti e in Canada, ok, a noi non ci cagano mai, perfetto. Scherzavo, quindi nessuno, niente 5 agosto, soltanto Stati Uniti e Canada. Saranno presto disponibili nuovi test, quindi assicurati di iscriverti subito indipendentemente dalla zona in cui ti trovi, quindi a noi toccherà poi. Se ci piace lo portiamo sul canale, lo portiamo in live, magari in live lo porto sul mio personale. Andiamoci a vedere questo trailer di reveal. Mi salto tutti questi 30 minuti, ma no, i sottotitoli in che lingua sono? In arabo? In italiano ci saranno? No. Che strano, eh? Traduzione automatica, vogliamo vedere che succede con la traduzione automatica. Secondo me le vedremo delle belle. We're excited to share a first look at a project we're developing at Ubisoft San Francisco. This is our take on a multiplayer first person shooter. We need to get you in early and find out what you think. Mi spaventa. Il loro obiettivo è quello di creare il miglior gioco di tiro nel suo genere per te. Quindi il miglior FPS nel suo genere per te. Rainbow? Mi faceva schifo sistemare Rainbow, vabbè.
Va bene, va bene, va bene. Our goal is to make a best-in-class shooter for you, the players, to compete and have fun with your friends. It's fast-paced firefights meets punk rock mosh pit. Our new game. Tom Clancy's X-Defiant. 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 Okay. Okay. This is a free-to-play, high-octane shooter combining realistic gunplay with personalized classes. Those classes are represented in our game as factions, each bringing unique gameplay and team... Ok, quindi i lupi sono dei tank, sono i pesanti. E nello stile di gioco dovrebbe essere molto Overwatch, meno futuristico, dunque... Dynamics. Every faction comes equipped with traits, abilities, and an ultra to complement your playstyle and... Echelon, sono support. Skillfully, each faction is capable of swinging the momentum. Gli Outcasts sono healer. Our factions are at the heart of the game. They're inspired by Maverick groups. Oh ragazzi, ma questo è Capcom. Equipped with traits, abilities, and an ultra. Questo è praticamente Tachanka. Every faction. Ditemi quello che volete. Lui è Tachanka. Lui è Capcom, 100% Capcom. Unique to our shooter. C'è anche l'invisibilità. Gadget vari, torrette. We'll continue to add to this diverse cast as the game evolves. Now, while factions help you define your role, we know to be a great shooter. Sappiamo che per creare un grande gioco di tiro, un FPS, le battaglie di tiro dovrebbero essere la nostra massima priorità. Ubisoft! Montreal! Avete capito? Quello dovete sistemare! Dopo il resto! Priority. We have an ever-growing arsenal. Questi mettono le armi nel gioco, non come Rainbow, dove sono scomparse le armi nuove. Guardale quante. Vabbè, pure su Rainbow ce ne saranno una cinquantina, eh. Ci sono anche accessori per armi. Bello sto shotgun. Ok, puoi cambiare le armi della fazione. Quando muori risorgi e puoi cambiare la fazione. Personalizzare l'equipaggiamento. Quindi sono uno shooter per prima cosa. Le abilità servono anche per clutchare. C'è l'MP proprio di Thatcher. Tachanka, salve. We are super stoked by what we've accomplished so far. Bravi. And I couldn't be more proud of our incredible team. Però mi piace il modo che ne hanno di parlare, devo dire che mi interessa. Hanno lavorato da casa. Siamo nelle prime fasi di sviluppo, quindi iscriviti per partecipare. Thank you so much for watching. We really want your input, so please reach out to us on social media. Ok, questo è il sito per registrarsi alla beta. Non mi dispiace. Il feeling che c'è delle armi, della sparatoria, potrebbe essere interessante. Hyperscape, per esempio, quando l'ho giocato la prima volta, non mi ha convinto così tanto, perché io non sono un amante delle ambientazioni futuristiche. Anche Valorant l'ho guardato, mi ispirava, però poi l'ho giocato e non mi ha colpito. Il fatto che ci siano le armi esistenti e non cose futuristiche per quanto riguarda proprio il feeling dello shooter mi fa sperare possa essere più interessante. Devo dire che una possibilità io gliela darei, eh. Comunque continuiamo a vedere che cosa dicono qui. Ok, si sono concentrati su movimento, mira e tiro. Tutto deve sembrare naturale e realistico, ma anche liscio e reattivo. That matched up really well with the Clancy universe. Certo, che dire che questo si adatta molto bene all'universo di Clancy non ne sono sicuro. Secondo me non hanno seguito il filo di Tom Clancy, semplicemente hanno preso delle cose dai giochi a tema Tom Clancy e le hanno tirate dentro. Quindi time to kill veloce. Quindi penso che gli headshot vengano contati come headshot e non come subdivision. Chissà se ci tirano fuori un esport da questa cosa qui. Le mappe mi sembrano molto belle. Anche qua sopra il punteggio mi ricorda un po' Valorant come sistema. Hanno attributi automatici, super abilità, hanno la libertà di scegliere tra diverse abilità.
Ah, ok, diciamo il personaggio che vai a personalizzarti proprio. Quindi non sei vincolato a determinate attrezzature una volta che entri in una partita, puoi cambiarlo. Continueranno comunque ad aggiungere abilità, armi e quant'altro per continuare a, diciamo, supportare il gioco nel tempo. Le mappe comunque sono carine. Questo era un set cinematografico, mi sa. Sì, infatti, guarda, stanza verde. Minchia! 10 mappe nella beta, 7 mappe arene standard e 3 mappe lineari. 3 modalità diverse, poi come Rainbow ne tolgono 2, no. Hanno una modalità per ogni tipo di player, chi preferisce giocare in maniera competitiva. Poi chissà quale di queste diventerà in effetti competitiva, perché poi è sempre così, ce n'è sempre una di modalità che va per il competitive. Graficamente è accattivante, questo stile punk non mi dispiace. Quindi, in conclusione, mi convince, non mi convince, penso l'abbiate capito, non mi dispiace, però vorrei sapere la vostra. Voi che siete su YouTube, sfogatevi nei commenti che vi leggo e ne parliamo nei commenti. Lasciate like a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima su YouTube, ma io continuo qui su Twitch. Passate su Twitch ogni tanto, il link è in descrizione. Oh, you make me wanna talk back to you, say you like that.